Leonardo Latini, primo giorno da sindaco, in attesa ovviamente delle tutte le ufficialità formali. E cosa prevede l'agenda? L'agenda, dopo un colloquio che ho avuto questa mattina, così informale anche con il commissario, sarà molto fitta, quindi fitta di appuntamenti qui con la coalizione per decidere quale sarà la composizione della nuova giunta. E poi, ecco, ci sono tantissime cose da fare, dobbiamo affrontare una per volta perché poi le scopro anche in questi minuti. L'esponente della sua maggioranza questa notte diceva per la giunta speriamo bastino 2 minuti in modo che dal terzo siamo già operativi. Adesso se da 2 passiamo a 5 non cambierà molto, spero. L'importante è che sia una giunta fatta di persone capaci. Questo. Avverte già il peso di questo ruolo oppure ancora ne deve prendere coscienza? Allora, devo prendere coscienza ancora del ruolo, ma mi sembra di avere un macigno un po' altipiparlante in questo momento, però dobbiamo affrontare le cose nel momento in cui si presentano, è meglio sempre occuparsene che preoccuparsene. Tra chi si è complimentato, ovviamente in queste ore che saranno aggiunti tantissimi messaggi, c'è qualcuno che vuole menzionare in particolare a livello istituzionale o comunque personale? Allora, posso assicurare che ho ricevuto tantissimi messaggi e un 80% non ho fatto neanche in tempo a leggerli, quindi non so, sarebbe un torto magari nei confronti di chi me li ha fatti e io non ho avuto tempo. Oggi comunque sono arrivati le questore del prefetto che io ringrazio e poi ieri quelli dei complimenti di Matteo Salvini che mi fanno sempre molto piacere. Ovviamente l'incarico che poi chiamato è un incarico delicato, ma l'atteggiamento suo, quale sarà? La politica è fatta anche di angoli da smussare, qual è la linea che vuole tenere e metterci di suo dal punto di vista personale? Una linea innanzitutto di discontinuità col passato, cercare di liberare alcune energie che invece erano ingessate da un sistema che si era in qualche modo incancrenito qui su Terni, perché io credo che un modo per esempio per fare sviluppo a costo zero è quello di consentire una libertà in tutte quelle che sono le possibilità di accesso da parte di imprese e professionisti. Credo che avere pari opportunità già sia un volano di sviluppo per la nostra città. Infine, ha già avuto modo di incontrare i commissari dell'organo straordinario di liquidazione? No, con loro ancora non ho avuto modo di parlare e credo che dovremmo iniziare a parlare molto presto perché le strategie da adottare incombono.